e lino per voi i giochi di mezzanotte. Buonasera amici del tubo, benvenuti a un'altra puntata di Giochi di Mezzanotte. Oggi ricominciamo con i nostri one shot game e in particolare parliamo di Cellar Door, un giochettino che già dai primi minuti mi ha fatto piuttosto saltare dalla sedia. Non sono andato avanti oltre il primo screen perché capivo che era quello il prossimo gioco da fare. Ringrazio chi me l'ha segnalato perché credo che ci riserverà parecchie sorprese, seppur mi pare di aver capito che sia molto corto, intorno al quarto d'ora. Però adesso vediamo se sopravvivo. Vediamo un po'. È un gioco in flash della Progressive Games e inizia veramente, veramente male. C'è questa bambina The Ring. Oddio, bambina non credo, perché credo che sia una signorotta un po' più alta. C'è questa che ci guarda con fare molto sensuale e c'è l'unico pulsante che possiamo premere è Wake Up. Ci possiamo alzare. Proviamo ad alzarci. Oh, ci siamo alzati. Siamo. C'è una bimba. Bimba fantasma. Bimba. Quanto sei. Madonna santa. No, no, non ti voglio vedere. I know a story, the story is true, I believe. Ci credo, va bene, ci credo anche io. Anche io, va bene, ci crederò. Entrate in una entità è entrata in questo mondo, un'entità malvagia e pericolosa. Vabbè, devo fare qualcosa, non ho capito che cosa. Però ci sei ancora. Vabbè. Ho capito, scusate ragazzi. Che c'è, è un gioco in flash, quindi se scrollo va giù e su. Sono in una. Sembra proprio in una. Ho capito, ti aiuto! Ho capito. Non ti fammi capire un po' come si gioca. Però. Vabbè, vado avanti. C'è una porta, dei tubi. Si può andare a destra? No, non ci voglio più andare a destra. Mi fa troppo paura questo gioco. Porca puttana. Non ci voglio più andare. Indietro. Come si torna indietro? Non si può tornare indietro. Andiamo avanti. Porta o scale? Scale, scale. Finestra. Ma che devo fare in questo gioco? Non è che l'ho capito ancora. Ah, ci sono. Sembrano tanti fotogrammi messi uno dopo l'altro, però non posso cliccare. Ah, sì, qui sì. Finestra. Ah, lì fuori dalla casa. Ah, ho sentito un rumore che non mi piace. Jump. Ah! Va bene, salto, non posso saltare. Jump. E come ci torno? Ah, ecco come torno indietro. Salgo, 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 salgo. 32. Morto che parla. No, non era 32. Questa cos'è? Ruota. Oh. Ci sono tante porte che. Che cazzo è sta cosa? Oh. Sembra una bambina voodoo. Che cazzo? Sto salendo, cioè, sembrano molto casi olandesi, strette e lunghe. Ma sono tornato indietro, che pirla. Andiamo avanti, andiamo avanti. Certo che una ritoccata a questo posto la potevano dare. Di qui? Sebbene faccia piuttosto paura, è molto claustrofobico. Ehi, lampada di Aladino. Striscia, 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 cosa esce fuori? Una pallina verde. Che è sparita, che non so che cosa fosse. E poi c'è un bigliettino delle ceneri, qualcos'altro, non riesco a capire. AWSSI, associazione vaffanculo, non lo so. Com'è? Ah, ecco così, torno indietro. Torniamo. Ho preso una pallina. Che è? Ma quella è la bambina che devo aiutare, giusto? 32, 22, le gambe delle donne. No, c'è un 23. Umali Wall. Che c'è scritto qua? 1, 2, A, H, 4, ho colpito e affondato. Che cazzo devo fare? A destra, 23. Sto dando i numeri, letteralmente. 25,
16 primo. Oh, ma che palle devo. No, no, no. Vieni a giocare con me, ci manca il coglione. Se sapessi l'inglese capirei, forse capirei quello che sta dicendo, ma non riesco a capire quello che sta dicendo. Quindi non mi resta che seguire la bambina, la babuina. No, ma sono tornato indietro, che pollo. Ok, 32, 30, 30. Ho già paura che non riuscirò a finirlo sto gioco. Che cos'è una. When you're unable to take your call right. We are unable to take your call right, but if you leave us your number, we're sure to reach you soon. No. Devo lasciare il mio numero? Seriously? Oddio. Francesco, questo lo devi. Wow. Ok, io ho dato il mio numero. Forse. Proviamo così. Se Francesco. Vabbè, gli ho dato tutti i miei numeri. Fa niente. Adesso probabilmente il mio numero di telefono girerà per tutto il mondo. Ah. Che cos'è questo? Nulla, quindi qui non sembra ci sia da fare nient'altro. Qua dentro. Perché se l'ardor ci troviamo in un palazzo alla rec, però. Che cos'è questo? Una rete. Carino. Ah, qua dentro? Si può entrare? No. Madò. Believe me, ci credo, mo. La pelle d'oca, porca miseria. Di qui. Di qua. C'è. C'è nessuno! No, ancora sta cazzo di bambina che parla. Ah. Smetti. Sapevo che questa bambina non portava solo guai. Non posso più andare avanti, ho sbagliato strada. Mi sono preso con uno spavento gratuito. Ok. No, non è di qui. Di qui, di qui. A sinistra. Ma io non ho ancora capito lo scopo di questo gioco. Salgo, salgo, salgo. La lampada di latino, salgo, vado avanti. 22. C'è il mio mouse insieme al mouse rosso, non so perché. Non chiedetemi perché, adesso c'è anche il mio mouse. Ok, non c'è più. C'è una cassetta elettrica. Di solito quando il mouse diventa verde posso cliccare, diventa cliccabile la cosa, però. Queste ambientazioni sono fatte proprio bene, devo dire. Basta! Bambina di merda! Rotti coglioni! Ne, che sta cantando? My Little Pony. Ma sta girando in tondo, che sci. Dai, no. Qui c'è un simbolo di una mano. Salgo, salgo, lampada di latino, qui non posso fare niente. Ah, posso girare. Ah no, qui c'è il numero. No, qui c'è 21, questo non ricordo di averla vista. Ah. Portatela a Sanremo sta bambina, veramente. Mi viene così tanta voglia di cantare. Sì! Fanculo!
sembrava un dottore di qualche tipo. Oh, Mattarello, no, cos'è? Un cannone. Una grata, che cosa? Cos'è? Che ho preso? Non lo so neanche cosa ho preso. Se qualcuno mi spiegasse qualcosa di sto gioco. Vabbè. Devo. Ecco. Non penso di poter cliccare in nient'altro. Torniamo indietro. Qui. Pallina verde. Sparisce. Se sto giocando a Pokémon o qualcos'altro, sto raccogliendo gotta che c'è mol. A destra, no, di qui sono già andato. Sinistra, no, di qua sono già andato. Sinistra, no. Il mio orientamento fa abbastanza schifo, ho capito. Ma più che altro vorrei capire che minchia devo fare. Cos'è? Sento un rumore strano. Incoming, qualche scando sicuramente. Preparo già psicologicamente per la cosa. Guarda, è la faccia di qualcuno questa. È la faccia di qualcuno, sono sicuro. Sì, sta aumentando sempre di più il fastidio. Sta piovendo fuori, non lo so. Che minchia sta succedendo? Sembra che ci sia un. Ma come? Hai trovato 3 marbles. E quindi hai scorato 3.000 punti. Uff, try again. Non è andata bene. Porca miseria. Proviamo con il tentativo numero 2. Solita bambina del cavolo. Sì. Speriamo di non prenderci uno spavento. Ah, qui ce ne sta uno. Prepara, prepara. E who you gonna call? Ghostbusters. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Non mi spaventi più. Oddio. Quello non mi spaventa più. Sì, mi sono un po' perso. Ma come torno indietro? No, che ho combinato? Scusate. Ah, ecco, perfetto. C'è qualche problema con sto gioco che non ti permette di tornare indietro facilmente. Perché le frecce spariscono. A sinistra non si può andare, a destra non si può andare indietro neanche. Possiamo andare solo dritto. Ah, questa stanza non c'ero mai stato. Sembra lo scantinato di casa mia. Bugia. Ci sono un po' di cianfrusaglie, robe della Philips, pubblicità occulta. E non si illumina niente di verde, non suona nessuna lampadina. Ah, vabbè. Oh, c'è qualcosa qui. Come ho detto, solo abbellimento. Sono bloccato. Questo gioco è buggato. Porca miseria. Questo è verde. Aspetta, ho visto del verde. Ho capito. Sto raccogliendo le palline per il bimbo sperduto di Peter Pan. Sono sicuro. Ho capito il mio scopo. Devo raccogliere le sue palline. Sì, ma come torno indietro adesso? Help. A little help, please. Va bene. Sì. Come cavolo torno indietro? Ok, sto cliccando da tutte le parti. Avete sentito il rumore di Steam che non ho chiuso? Ok. Penso che andrò col tentativo numero 3 perché non riesco a tornare indietro. Sembra folle, ma è così, la freccia non cambia. In avanti non posso andare. Indietro non posso andare. Questo gioco è parecchio strano. Ah, li attaccheremo subito col prossimo. Anzi, facciamolo subito. Refresciamo la pagina. Perfetto, così ci siamo. Sì, mi sveglio. Va bene, va bene. Ci svegliamo in questa bella sala d'oro. Non lo voglio sapere. Sì, il tuo segreto del capo. Non lo voglio sapere. Ciao.
Spandi qui. Spavento in 3, 2, 1. Perfetto. Possiamo andare avanti, grazie. Ok, di qui non si può andare, qui no. Sì, qui sì, a destra. Ok, se andiamo a sinistra invece, qui non sono mai andato. Ci sono un po' di tubi, cose varie. Oh, c'è un verde. Verde ancora. Oh, sei. Forse con l'unione di tutti i video riesco a raccoglierle tutte. Ok. Sì, però non mi devi far refreshare la pagina ogni volta. Oh, ma dai, seriously? Come si torna indietro? Non so se è il mio che è buggato, oppure... Sì, ho capito che qui c'era il cavolettino. Qui c'era modo di tornare, solo che qui invece non c'è più modo di tornare indietro. A destra non si può andare, anche se questa è la sinistra, non fa niente. Questo gioco è buggato. Ah, vabbè. Mi sa che devo interrompere qui, ragazzi, perché non riesco ad andare avanti. Non per mia volontà. Vabbè. Ritiro i ringraziamenti che ho fatto alle persone che mi hanno chiesto di giocare a questo gioco. È partito con le migliori. Partito con le migliori delle ipotesi, ma non riesco più a tornare indietro. Se poi nei commenti mi scrivete come si fa, magari lo rifarò, anche perché mi pare di aver capito che è un gioco a tempo, quindi devo ritrovare tutte le palline del bimbo sperduto. Va bene, ragazzi. Va bene, ragazzi, credo che ormai il nostro tempo sia esaurito. Ci risentiamo per la prossima puntata. Continuate a seguirci. Ciao!